Bentornato sul mio canale. Oggi è sabato 19 febbraio 2022. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Una giornata tutta dritta, beati voi. Beati voi che questo sabato ve lo trovate davanti come un'autostrada da percorrere a tutta velocità, senza ostacoli né rischi. A farvi questo favore le stelle del momento, a cominciare da Plutone, Venere e Marte, il casello di uscita, per voi senza biglietto, all'uscita del lavoro arriverete correndo tra le braccia dell'amato bene, che non vede l'ora di stringervi e coprirvi di baci. Felici dunque in coppia ma fortunati anche negli studi e sul lavoro, così promettono la Luna razionale in sestile e Nettuno fantasioso in trigono, raggiunto verso sera anche dal Sole, che cambia di segno, beneficiando gli altri 9, in posizione armonica rispetto a lui, tra i quali primo in classifica in fatto di bonus c'è proprio il vostro. Stasera merita un festeggiamento, non necessariamente in sala da ballo però. Preferite qualcosa di più intimo, come un disco nel vostro soggiorno, un drink che dia leggermente alla testa e una notte romantica, di quelle che piacciono a voi. Che in fatto di coccole siete ghiotti estimatori. Possibile nascita di coppie, di amicizie nuove e di teneri incontri. Si possono concretizzare progetti importanti o di farne nascere di interessanti. Fattori di successo per l'amore che è il grande favorito. Per chi ha una storia extraconiugale sarà bene che oggi eviti di incontrarsi con il proprio amante, Marte e Mercurio sono disposti in modo da permettere che i segreti più occulti vengano svelati. Se siete disponibili per un'attività autonoma, un lavoro in proprio, la giornata si presta bene ad elaborare i vostri progetti e a concretizzarli. Potreste avere anche degli aiuti da parte di amici o persone disinteressate. Bene tutto ciò che ha a che fare con questioni burocratiche o legali. Attento alla impulsività. Rifletti prima di parlare. Un acquario di scena. Oggi capirete una questione che prima vi risultava difficile da capire e mettere a fuoco. Fate della pazienza una virtù e sappiate usare le parole giuste per comporre un rapporto che vi sta a cuore. Nuove situazioni. La Luan premierà i tuoi sforzi passati e ti metterà nelle migliori condizioni per vivere una vita sentimentale come la desideri. Cambia taglio di capelli. Vesti in modo nuovo. Regalati un nuovo profumo. Contate fino a 10 prima di prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Siate cauti. Riflettete bene prima di lanciarvi in un contesto che potrebbe arrecarvi non poche preoccupazioni. Miglioramento dell'umore in generale soprattutto in serata, anche se qualche piccolo contrattempo potrebbe, a partire dal pomeriggio, darvi qualche problema. Non fatevi prendere dall'egoismo, se potete aiutate qualcuno in difficoltà, che soffre il disagio che ha bisogno di un piccolo e valido consiglio. Aiutare il prossimo farà bene anche a voi. Un amico potrebbe avervi trascinarti in un determinato ambiente che non vi piace molto. Niente di male, solo che avreste preferito altro tipo e genere di persone. Qualche nube in amore potrà essere dissipata con un dialogo più aperto e costruttivo. Aprite la vostra mente e cercate di perdonare, la prossima volta sicuramente sarete perdonati anche voi. Lo stress dal lavoro vi sta logorando, qualche esercizio quotidiano potrebbe aiutarvi a mantenere l'equilibrio psicofisico. Anche lo yoga, la meditazione o il tai chi potrebbero essere utili. Siate sempre professionali senza adulare troppo, non siate rivoluzionari ma nemmeno dei sudditi. La prima impressione è sempre la più importante, ma non sempre è quella più corretta. I forti valori pesci e toro presenti in cielo vi fanno arrivare diversi interessi spirituali o politici che colmano le vostre esperienze intellettuali, li condividete con nuovi conoscenti, prossimi a divenire vostri amici. Un team planetario contrario nel segno combattivo del Capricorno, tuttavia, quest'oggi può farvi esprimere le vostre posizioni in modo netto e, forse, inequivocabile. Fate attenzione a non irrigidirvi troppo, specie in ambito familiare e amicale e, in particolare se siete cancerini della seconda e terza decade. Il tono vitale si mantiene alto, ottima la salute, specie se siete nati in luglio. Cari Cancro,
I sentimenti sono un po' così così, avete degli sbalzi d'umore che si amplificano nel fine settimana. Dosate bene le parole se non volete dire qualcosa di troppo. Sul lavoro le cose migliorano, ma nel weekend possono tornare delle perplessità. Staccate un po' la spina. Non mancate in questa giornata di prendere delle decisioni più incisive, per quel che riguarda il vostro lavoro, nonostante possiate non sapere bene come reagire a certe situazioni. Forse sarebbe meglio prepararsi adeguatamente e non restare a secco, nel momento in cui accadrà qualcosa di inatteso. L'importante sarà essere convinti delle proprie posizioni, anche se generali. Giornata a due marce questo sabato sotto tiro incrociato di Venere, Marte e Plutone tutti quanti all'opposizione. In compenso però potete contare sul bel trigono acquatico messo in gioco dal fantasioso Nettuno, a cui verso sera si unisce il Sole. Ad accoglierlo nel segno dei Pesci ci sarà anche il Sole, insomma tre astri a vostro favore e tre contro, chi vincerà? Amore ed Eros. In coppia la scaramuccia c'è ma subito seguita dalla pace. Troppo forte l'attrazione tra voi per farvi frenare da una litigata, prima ve ne dite quattro, poi vi baciate e poi di nuovo sul lettone. Invece di beccarvi per sciocchezze pensate a tutti i sogni e agli ideali condivisi, sono il collante delle vostre vite, lavorateci su. L'essere lunatici fa parte della vostra indole ma, se voi non ve ne accorgete, il partner potrebbe non sopportarlo. Soprattutto per i single, attenzione agli sbalzi di umore e ai cambi di prospettiva repentini. Se avete da poco iniziato un amore, sappiate attendere i tempi di maturazione e di riflessione per saggiare la validità della relazione. Volere tutto e subito può rivelarsi controproducente e non assennato. Attenzione a non farvi frastornare dalla negatività di Plutone che fa innalzare le ambizioni ai nati nella terza decade. Successi erotici smaglianti invece per i nati della prima e seconda decade. Lavoro e denaro. Per quanto abbiate la fama di tiro tardi oggi nelle trattative ve la cavate piuttosto bene, pungolati da un interlocutore nervoso che va di fretta siete costretti ad accelerare il vostro ritmo in un crescendo di botta e risposta. Molto tranquilli invece i creativi ai quali il pungolo del mondo esterno crea una forte irritazione, al punto da perdere l'intuizione appena trovata. Ottimi risultati negli studi, ma con le vostre doti potreste fare anche di più. Cercate di essere ambiziosi, in fondo in qualcosa dovete pur trarre gioia e se sugli altri fronti c'è un aspetto personale da registrare, tanto vale puntare sul lavoro dove non mancano le soddisfazioni. È proprio vero che gli esami non finiscono mai. E li trovate immediatamente già a partire dall'inizio di questa giornata, in ufficio con prove qua e là, piccole e grandi, ma le riuscite a superare con facilità e, perché no, anche con una discreta e intima soddisfazione. Benessere. Bellocci, eleganti e ben acconciati, perfetti per andare a ballare o recarvi a una festa. Il vostro aspetto però non vi soddisfa affatto, allo specchio siete ipercritici e non fate che trovarvi difetti, dimenticandovi di controllare anche le virtù. Per chi invece con l'allentamento delle cautele preferisce andarci con i piedi di piombo anche stasera solo bagno idromassaggio per due. Se riesci ad aumentare il tuo normale orario di allenamento, sarai in grado di trovare una nuova soglia, per andare più lontano e spingerti un po' oltre rispetto a quanto fai di solito, senza sentirti in difficoltà. Per lei, quante voglie vi stanno nascendo nel cuore, come le primule di primavera. In anticipo, a quanto sostiene il vostro lui, ma che farci se avete già voglia di mare, di confetti, di pupi? Giovanissime, ha ragione lui, ogni cosa a suo tempo. Per lui, felici per la proposta del vostro capo, che vi candida per un meeting ad alto livello o per una trasferta interessante e ben remunerata, lei capirà e ne sarà felice. Correndo a fare le valigie, naturale, vi seguirebbe in capo al mondo. Colore delle emozioni, rosa orchidea. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.